Paesaggi cromatico-mentali da guardare con attenzione, frutto di un dolore per la impenetrabilità delle ragioni dell'essere e di una sorta di voglia di liberazione e di entusiastico rischio. E poi ancora, spazi inviolati privi di appiglio, fenditure mentali e visive naturalmente, ove si nascondono remoti quanto desiderati turbamenti e inclusioni, orditi inventivi e coloristi, disagevoli da leggere quanto attraenti ed anche meandri accoglienti. Pur tenendo conto dell'irriducibile individualità dell'opera d'arte e ancor più della peculiarità del suo linguaggio impropriamente ricondotto e spiegato con altri, nei lavori di Deanna Galletto sono rimasti come calco e impronta i motivi ispiratori dell'arte e della vita contraddittoria di Pasolini. Suoi versi segnano come scalfiture profonde e faticosamente leggibili le superfici materiche differenziate per morfologia, variazione cromatica, spessore. Materia apparentemente violata nella sua interezza e nella sua tensione, materia che suggerisce immagini di sensualità, ma anche di morte, materia dove affiorano lamine di metallo come ferite. Anche la poesia di Pasolini è stata vissuta di volta in volta come bisogno supremo di riscatto, come consapevolezza ultima di illusione, come fuga dal piacere persuasivo della letteratura pura, come premonizione di lutto. In una intervista in versi del 66 dice: «Io vorrei soltanto vivere, pur essendo poeta, perché la vita si esprime anche solo con se stessa. Vorrei esprimermi con gli esempi, gettare il mio corpo nella lotta». La paura e la fascinosa inutilità del vivere solo letterariamente vengono esorcizzate e convertite in fama di azione e gloriosa carnalità anche nella produzione cinematografica, con il Decameron, i racconti di Canterbury e il fiore delle mille e una notte, trilogia alla quale Deanna Galletto ha dedicato tre opere, dove rispettivamente si esaltano la golosità del vivere, la sorpresa del viaggio anche in senso metaforico e il senso dell'immaginifico. Hanno un denominatore comune, una soddisfatta, luminosa carnalità e un altrettanto feroce e disperato amore per la vita che contiene in sé il seme dell'autodistruzione. Ancora amore e morte. Un armamentario lirico e pittorico in piena regola, con tanti segnali che talvolta sono immersi in un'atmosfera superumana e talaltra sono veri e propri vicini, urli. Segni e colori che entro un libero ma anche ben governato ritmo diventano immagine e discorso, graffito dell'animo, impronta della consapevolezza della nostra fragile e pur sempre più invasiva virtualità. Thank you.
paesaggi cromatico-mentali da guardare con attenzione, frutto di un dolore per la impenetrabilità delle ragioni dell'essere e di una sorta di voglia di liberazione e di entusiastico rischio. E poi ancora, spazi inviolati privi di appiglio, fenditure mentali e visive naturalmente, ove si nascondono remoti quanto desiderati turbamenti, e inclusioni, orditi inventivi e coloristi, disagevoli da leggere quanto attraenti, ed anche meandri accoglienti. Pur tenendo conto dell'irriducibile individualità dell'opera d'arte e ancor più della peculiarità del suo linguaggio impropriamente ricondotto e spiegato con altri, nei lavori di Deanna Galletto sono rimasti come calco e impronta i motivi ispiratori dell'arte e della vita contraddittoria di Pasolini. I suoi versi segnano come scalfiture profonde e faticosamente leggibili le superfici materiche differenziate per morfologia, variazione cromatica, spessore. Materia apparentemente violata nella sua interezza e nella sua tensione. Materia che suggerisce immagini di sensualità, ma anche di morte. Materia dove affiorano lamine di metallo come ferite. Anche la poesia di Pasolini è stata vissuta di volta in volta come bisogno supremo di riscatto, come consapevolezza ultima di illusione, come fuga dal piacere persuasivo della letteratura pura, come premonizione di lutto. In una intervista in versi del 66 dice: «Io vorrei soltanto vivere, pur essendo poeta, perché la vita si esprime anche solo con se stessa. Vorrei esprimermi con gli esempi, gettare il mio corpo nella lotta». La paura e la fascinosa inutilità del vivere solo letterariamente vengono esorcizzate e convertite in fama di azione e gloriosa carnalità anche nella produzione cinematografica, con il Decameron, i racconti di Canterbury, il fiore delle mille e una notte. Trilogia alla quale Deanna Galletto ha dedicato tre opere, dove rispettivamente si esaltano la golosità del vivere, la sorpresa del viaggio anche in senso metaforico e il senso dell'immaginifico. Hanno un denominatore comune, una soddisfatta, luminosa carnalità e un altrettanto feroce e disperato amore per la vita che contiene in sé il seme dell'autodistruzione. Ancora amore e morte. Un armamentario lirico e pittorico in piena regola, con tanti segnali che talvolta sono immersi in un'atmosfera superumana e talaltra sono veri e propri vicini urli. Segni e colori che entro un libero ma anche ben governato ritmo diventano immagine e discorso, graffito dell'animo, impronta della consapevolezza della nostra fragile e pur sempre più invasiva virtualità.